qui da Dave Marshall, il primo di una serie di video su PS4. Per un gioco straordinario, come immaginiamo. Un gioco straordinario. Mettiamoci in questa avventura con Lara Croft, un ennesimo capitolo della saga Tomb Raider. Per esattezza stiamo giocando a Definitive Edition, come Definitive abbiamo detto. Definitive Edition del 2013. 2013. Ci saranno una serie di video, questo è il primo, faremo un walkthrough, quindi faremo un gameplay, diciamo, faremo tutti i livelli. Quindi si parte, partiamo subito. Col primo episodio si parte. Lo diciamo a tutti che siamo in difficoltà difficili. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le uova. Finalmente ti devo lasciare il segno. Partire in avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Cosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Che grafica, ragazzi. Wow, che bella presa! Sono andato proprio. No, bella presa! Sembrava. Che bella presa! Sembrava. Cominciamo bene. Vabbè, l'avventura non poteva che cominciare così, non potevamo essere già salvi all'inizio del gioco. Infatti. Grande Square Enix, casa di videogame famosa in tutto il mondo, per Final Fantasy, ringraziamo la Square Enix per questo capolavoro di gioco. Era un destro alla Rocky Balboa. Porca miseria. Dynamics, ovviamente. Mamma mia. Ok, ora comincia il gameplay, inizieremo a giocare. Vediamo. Siamo a testa sotto. Ecco, così. Stile prosciutto in salumeria, in modo, praticamente. Ci sarà il modo di uscire, ora vediamo. Ci sarà il modo di uscire. Aiuto! Ah. Ok, bisogna dondolare, dondoliamo. Aiuto! Senti, si è addormentato e si è svegliato. Allora, probabilmente dobbiamo... Come hai dormito, Lara, stanotte? Bene, un po' come i vampiri. I vampiri ce la fanno perché non possiamo farcela. Oh, salve. Ah, è caduto, Lara. Arrivederci e grazie. Ok. È andato un po' qui, quindi presumo che dobbiamo liberarci. Farà molto male, quindi vediamo se riusciamo. Diamo una bella rincorsa, dai. No, sì, Ale, aspetta, però devi, ok, devi cadere, ok, occhio, poi no, ah,
Ah, yeah. Rimani in peggio, ragazzi. Era meglio forse appesi, sai? Ah, guarda, inizia il gameplay, adesso inizia il gameplay. Tiro, tiro, tiro. Ai. Non provateci a casa, non try this at all, ovviamente. Ah, eccoci qua, comincia il gameplay, vero e proprio. Non venite in vacanza su quest'isola, ragazzi. Ricordiamo, siamo su via Matai. Ma sono io che vedo male o c'è un problema? Ah, ok, no, è un po' dall'immagine. Realistico, certo, perché sta male. Attenzione. Hanno intrappolato uno. Hanno crocifisso. Forse lo dobbiamo salvare? Faccio un altro di queste cose. Sono tutti morti. In salamoia, guarda. Anche in salamoia. Salamoia. Sono fissati queste salamoie su queste sì. isole. Vabbè, come va? Bell'isola, eh? c'era qualcosa, ecco, quando. Una torcia. Fiaccola, nuova attrezzatura. Ah, qua bisogna dare fuoco. Premi il nodo quadrato per usare la fiaccola, perfetto. Vabbè, allontaniamoci un pochino. Ok, abbiamo un passaggio. Qua c'è la traiettoria. Contenti per le inquadrature. Si aspetta la piatta. Attenzione, piccolo rebus. Ok, allora, questo sembra semplice, vediamo. Probabilmente dobbiamo dare fuoco a questa. Guarda, per chi ha già giocato ai vecchi Tomb Raider lo sanno, ci sono sempre questi enigmi, che è quello che ci piace a noi del gioco. Vediamo se lo risolviamo. Probabilmente dobbiamo dare fuoco a questi effetti. Allora, se schiacci L1 vedi come fare per andare di là. Ah, ok, facile. Va basta bene. Dare fuoco qui. Se dai fuoco qua vai di là. Poi chiaro. Sì. Le fiamme dovrebbero arrivare su quella specie di serbatoio. Stai lontano che qua saltiamo tutti in aria. Siamo tutti in aria, siamo lontani. Mi allontano. No, troppo mi sono allontanato. Addirittura. Sono lontano. No, voleva rivedere l'inquadratura. Attenzione. La sicurezza prima di tutto. Ricordiamo okay, che siamo... qui Lara Croft ha 21 anni. Ah, l'ha detto all'inizio? No, lo sappiamo. Lo sappiamo perché... Per informazioni date. Qui c'è una via di fuga. Ha 21 anni. Oh, chi è? Oh, un isolano. Chi è questo? Chi è? È uno degli isoli. Torna a fumare spiagge sulle a fumare canne sulle spiagge dei Caraibi. Sarà un parente di Bob Marley, sì. Sì, torna no? indietro, sì, 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 sì. Aspetta no. che. Vado un attimo a prendere. Però è vivo, ci siamo liberati di lui, ma è vivo. È vivo, sì. È vivo. Attenzione. Tra poco torniamo indietro. Oh, guardate il teschio sulla sinistra, è fantastico. Fantastico. Ah, ecco qua. Non venite su quest'isola vestiti eleganti perché i vestiti li perderete. Tutti fatti di melma, guardate qua. Melma, melma, non diciamo, se no sembra che melma. Melma. Non diciamo che. Che fa tipo sui vestiti ovviamente. Allora, prendi il numero di solito l'indicatore sul vestito. C'è un altro rebus. Ah, già un secondo rebus. Iniziano pesante con i rebus. Iniziano pesante con i rebus. Allora c'è della spazzatura che. Che diciamo scende nel secondo, spazzatura. Antro degli sciacalli, già il nome. Allora c'è una specie di piattaforma stile bilancia con questa cosa qui. Forse bisogna bruciare qui. Sì, sì, perché se fai L1 si illumina. Se facciamo L1. Ecco, attenzione, c'è il movimento. Quindi questi vanno bruciati. Ok, vediamo. Sì. È andato un po' così. Ok, ha scaricato tutta la spazzatura che aveva. Ah, poi la spazzatura si ferma qui. Su questa specie di coso. Qui. Secondo me la devi accendere. Prova ad accenderla. Puoi già accendere da qua. Accendere la spazzatura? Sì. Accendiamo tutto. Via. Ahia, aspetta, accendiamo un coso. Ok, possiamo accendere tutto. Poi una volta accesa va tirata su, presumo. Quindi ovviamente bisogna saltare su questa piattaforma per far scendere l'altra. Vediamo. Oppala. Questa sale. Ah, perfetto. E scarica il giù di dentro quella cosa lì. Perfetto. Spegne voluto, capito? Spegne voluto. Poi una volta scaricati i posti, vediamo poi cosa succede, se si può interagire con questa specie di... specie di cosa. Qua, allora con un triangolo si spinge giù. Ok, la spazzatura va giù e fa esplodere tutto.
Cioè, è spettacolare. Vabbè, come arrivo sull'isola non c'è male. Le premesse sono buone per passare una vacanza tranquilla. Per passare una vacanza tranquilla. Scusate se ogni tanto va in pausa da solo, non sappiamo perché. Vabbè, non ti preoccupare. Capita. Ah, bell'isola. Ecco, Tom Brady. Ah, inizia ora già, era solo un assaggio, ragazzi, era l'aperitivo. Era l'aperitivo questo. L'aperitivo alcolico. Quindi era molto se non forte. Vi è piaciuta sta parte, in effetti anche noi stiamo giocando, a me è piaciuta, però se non piace il gioco secondo me diventerà ancora più bello. Aperitivo inizia alcolico. Adesso. Alcolico l'aperitivo, okay. Perché era molto forte, quindi aperitivo alcolico. La sciarupa. Ah, ecco. Sono arrivati anche i nostri. Sarà nostri amici. Cerca tracce di altri superstiti. Vabbè, detto fatto. Sì, comando vocale. Proviamolo, mostra la mappa. Ma forse durante un filmato non lo possiamo. Durante diciamo un. Mostra la mappa. No, non è il momento di guardare. Ecco, ok, funziona, perfetto. Perfetto, funziona, però non è il momento di guardare la mappa. Prendo le vertigini. Proprio qui non è il momento. Consultiamo le mappe. Non sa mai scivoliamo. Ecco, ok. Poi mi chiedo chi abbia fatto la mappa di quest'isola, perché ci sono stati, vabbè. Attenzione che questo ramo mi sembra. Ah, ok, siamo arrivati. Siamo tutti. Non lo provate a casa veramente. Don't try this at home. Lara è una professionista, voi no. Ah, aspetta, è apparso il microfono, pensa che stiamo dando comando. No, stiamo dando comando. Salta. Vabbè. Stai, l'isola mi piace, è fatta veramente bene quest'isola. Sì. Qua è abbastanza intuitivo il percorso. Sì, vabbè, sempre lì. Attenzione, c'è una carcassa di un aereo americano probabilmente, dell'esercito americano. C'è una stella sull'ala destra, anche la sinistra. L'ala sinistra. Qua bisogna saltare, presumo. Sì, ho detto ce la fa. Oh, mamma, aggrappa di compagno. Salta verso l'alto. Mamma mia. Non lo fate a casa, ragazzi. Perché molte persone nel loro salotto hanno un caccia americano appeso, no? Hanno la carcassa di un... La carcassa di un caccia. Un bombardiere americano. Mamma mia, non era grosso. Era previsto per adesso. Aspetta. Niente, l'aereo si era stufato di stare in quella posizione, giustamente. Noi l'abbiamo aiutato a scendere. Ok, proseguiamo. Abbiamo preso pure esperienze però.
Superfici piatte, premi X in salto per arrampicare. Facile. Oh, ci sono tracce. Lo zaino di Sam. Lo scenario mi sembra un misto tra un Jurassic Park per ora e un Pirati dei Caraibi. Sì, giusto, infatti. Sono passati da di qua. Magari comparirà qualche pirata, non so. Vedremo. Vedremo. Durante il gioco. Vedremo. Belle inquadrature queste. Qua una rete trasmittente. Drop! Qualcuno mi riceve! Qui c'è trasmettere, no? Qui non c'è niente di utile. No? Qui non c'è niente di utile. No, niente, possiamo fare niente, dobbiamo proseguire. Segui le tracce. Seguiamo le tracce, senza ucciderci però. Ah, eccola. Mamma mia che bello. Era previsto? Cadere era previsto, sì. Una persona normale sarebbe morta. Erano i comandi vocali che ogni tanto fanno andare in pausa, se non. Non vi preoccupate. Magari ci lavoriamo dopo in post produzione, sì. Se riusciamo li togliamo queste cose. Riparati dalla testa. Allora. Tutta bagnata, unta e bisunta. Adesso. Potrebbe fare un accampamento qua. Tanto bello perché è seguito. Guardate il realismo, guardate come trema. L'aiuterei volentieri, però non possiamo. Bella sta inquadratura. Qualcuno mi riceve, per favore rispondete. Niente, non funziona. Non funziona, ora dovremmo accendere questo fuoco. Non funziona, sì. Uno. Siamo solo fiammifero. Alla serie la vita ti pone davanti a una scelta, una. Come usare il tuo fiammifero? Meno male che non siamo fumatori, sennò si accendeva la sigaretta e poi doveva accendere. Ma lei non fuma. Aspetta un po' se sbaglio. Ecco, no, io avrei sbagliato, io non so accendersi poi. L'unica possibilità che ti offre la vita è tu la sprechi. Mamma mia. Eccoci. Sta freddo, invece con quella canottiera. Io vorrei sapere quella vice trasmittente com'è che non si è rotta in quelle cadute, cioè. Però vabbè. Filmato. Sarà un filmato probabilmente. Si passa il tempo. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiku, regina del sole, e mia illustre antenata. Sam, piangala. Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo so. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio, e non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Rot. Sei in gamba. Che Rot non ci interessa. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. Ok. E Sam. Grazie. Prego. Non è sempre così musona. Mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno. Ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Ha ragione. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco.
qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una truppa televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Ok, no, questo è il boss. Dottor Whitman, si chiama Nara. Non serve un dottorato. Senza, per sapere. Proseguendo, andremo direttamente nel Oscar triangolo del Dracula. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta... Brutte tempeste. Il triangolo delle Bermuda sembra Disney World. La leggenda vuole che la regina Himiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamadai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete stupidi. Rei e Saraj, i nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un... Lara ci sta offrendo nuove idee. Capitano, qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Ah, cosa? Non posso crederci. Lui non è d'accordo. Abbiamo capito che questo Whitman, che si vanta di avere 2 dottorati, di cui uno in storia, che ha detto? Vabbè, vabbè. 2 dottorati, ricerca, 2 dottorati. Non so che altro. Vabbè, poi alla fine non distingue una barca da una nave. Vabbè, lasciamo stare. Ha smesso di piovere. Non può piovere per sempre. A proposito, guardate il corpo, se non l'avete visto. Se non l'avete visto, guardatelo. Troverò qualcosa da mangiare. Cerca del corpo. Cerca del cibo. C'è un dino, aia, sto cadendo. Un dino? Oh, dove vai? Non serve, non ho mai capito la differenza tra dino e... Vieni qui. Oh. Dove sono finito? Chi è? Albert. Attenzione che finiamo anche noi così, stiamo attenti, ci saranno trappole qua. Com'è il clima lassù? Qua bisogna andare da... Ho visto che ha un arco, sì. Quindi probabilmente dobbiamo usarlo per cacciare. Perfetto. Andiamo a prendere. Sì, un'altra volta l'equilibrio. Sempre se lui è d'accordo. Attenzione. Mamma mia. Vabbè, non credo, ma... Come va? E ora? Come va la vita? Ora dobbiamo... Ah, non salta, rimane attaccato. Dobbiamo prenderlo al volo. Appunto. Tira, tira. Sapevo che cadevo. Sei botto. Quanto voleva saltare. Mamma mia. E cadere lo stesso. Mamma mia. Vabbè, è in forma, ecco, questo signore. È in forma. Preso. Arco lungo improvvisato. Nuova attrezzatura. Vediamo se funziona. Allora... È in forma questo signore. È abbastanza di forma. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Tutti Obi-Wan Kenobi. Yoda, mentre io parlo. Ah, ci serve del cibo. Per questo noi dobbiamo purtroppo uccidere un dino. Purtroppo. Non vorrei farlo, però se siamo costretti dobbiamo uccidere un dino. Eccolo, a me dispiace, io non vorrei farlo, però mi dispiace. Mi dispiace per gli ambientalisti qua, se c'è qualche fan di Greta Thunberg che ci scuserà, ma... A me dispiace, però il gioco ci obbliga a fare questa cosa, voi non lo fate. Vabbè, ovviamente. Per sopravvivere deve... Lasciate andare. Stare gli animali, non si fa, questa a cosa me. Non si fa. Poverino. Niente, lei lo dice. Non fate questa cosa nella realtà, mi raccomando. Gli animali si rispettano, non si uccidono. Molto realistico, anche troppo in questo caso. Sì. Ok, fatto. Purtroppo torna all'accampamento con la carne. Torniamo su. Prendele uno per esaminare la birra. Sai, Lara, spesso il fumetto la tecnologia può dirti dove è il nodo. Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la mia vita. Simba, questo video di un giorno sarà qui. Alla serie. Hai questa voce nelle orecchie che ti guida. La forza che ti guida adesso. Allora, siamo tornati alla campagna per mangiare. Oh, allora, abilità. Investi esperienza nell'abilità per potenziare le tue abilità.
Vediamo un po' cosa abbiamo. Istinto animale, adattamento, recupero avanzato, collezionista d'ossa. Non è un film? Bel titolo questo. Cioè, se vai, copyright sicuramente. E recupero fresh. Dobbiamo scegliere una di queste cose. Beh, dal nome prenderei collezionista d'ossa. Collezionista d'ossa solo. Però vabbè, andiamo in ordine. Andiamo in ordine. Andiamo in ordine. L'istinto di sopravvivenza. Ti segnala cibo simpatico. Animale, ah, se ci sono. Quindi dovremmo cacciare altri animali, poveretti. Vabbè, è così che vuoi. Il gioco. Quindi per ora dobbiamo cacciare per sopravvivere qua dentro. Siamo no, ragazzi, sull'isola del triangolo del drago. Rock! Sei vivo! Caca, stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovato in una caverna. C'era un pazzo, Rock. Io ho preso un cadavere. Bob Marley. Ora dove sei là? Lara, ho trasmesso un SOS prima di abbandonare Netflix. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a me. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Mi ricordi la scalata dello Snowdon? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto a mano. Sali in vuoto attraversando l'antiche rovine e chiedi la radio accesa. Ok. Complimenti a Rot, lascio una 21enne in una foresta, non posso venire. Vabbè, non è colpa tua, si sono dispersi con la... ho capito, però c'ha 21 anni questa, dai. In canottiera pure, già uno è stata aggredita già da Bob Marley. Ah, ecco perché siccome lui canta No Woman No Cry, giustamente, capito? Ecco perché. Allora, che succede? C'è la porta aperta. Oh, forse bisogna entrare lì. Vedo qualcosa lì, aspetta. Ma quello è il cadavere di prima. Il cadavere sulla sinistra della casetta? Ah, ecco, le frecce, perfetto. C'è qualcuno, c'è una musica. Permesso? Ah, c'è una botola. Nessuno in casa? C'è questa musica un po' inquietante. Dobbiamo scendere giù, per esempio. Devo passare di qui. Ehi, chi è? Ci hanno chiuso dentro. O il vento ci hanno chiuso dentro. Allora, grappa di produzione della scala. Detto fatto. Tondo. Scendiamo. Da sotto, buttati che morbido. Buttati, dai. Aspetta che è morbido. Ci sono dei segni strani. Andiamo avanti, nella melma come sempre. Ormai sono 22 minuti che siamo nella melma. Cosa sto facendo? Che adesso non segno comunque i disegni. Se non lo sai tu cosa stai facendo. Ecco, qua c'è la musica. Un po' inquietante. È una follia. Qui c'è una cassa. La porta è bloccata, vediamo se si può accedere da un'altra parte. Ah, da qui, perfetto. Ma chi è? C'è una signora che sta morendo. Signora! Ah no, è già morta la signora. Mamma mia. Mamma mia. Ah, una piccozza. Interessante. Piccozza da scasso, molto sicuro. Non si può spegnere sta roba qui. Ah, è da lì che esce il suono, sì. Ah, c'è un CD. È un grammofono. No, non è un CD, è un vinile. Un vinile, sì. È un grammofono. Un gran CD. Non si può spegnere. No, vabbè, diciamo. Allontaniamoci. Non si può distruggere, no. No, purtroppo non. Almeno non si esce... Cioè, ci fosse musica bella, rock... Infatti. Mi sta prendendo il mal di testa. Usciamo di qua. Già l'atmosfera è lugubre. È macabra e ci mettono pure sta musica. Ok, finora comunque bisogna sempre andare avanti. Non so, bisogna... Oh, le belle inquadrature. Immergiamo in questa tipo di melma. Ecco. Non bevetela perché non è commestibile. C'è una scala. Lupi? Attenzione a lupi. In giapponese, chissà, se sapete leggere diteci cosa c'è scritto qui, perché noi non lo sappiamo. Scrivetecelo nei commenti. Però. Scrivetecelo nei commenti, ragazzi.
cosa c'è scritto su quel cartello giallo. Secondo me c'è attenzione ai lupi. Sì, vabbè, però vedo l'immagine che è abbastanza abbastanza eloquente. Oppure qualcuno che ha smarrito un lupo, ma non credo. Cercate smarrito piccolo lupo. Infatti, può essere. Allora, siamo usciti dalla... Sentono delle voci. Hai sentito? Chi è che parla? Sì, sì. Abbiamo un fuoco. Seguite il fuoco. Arriviamo. Personaggi sospetti? Chi è? Cucù. Lara, sei vivo? Ah, ok, è quello di... Grazie al cielo. Chi è questo? Chi è Sting? È lui, lei dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visti? Mi ha fasciato il piede. È il minimo che potessi fare. Ah, beh, sembra gentile. Scusa, dimenticavo. Io sono Mattias. Mattias Sting. Faccio l'insegnante. Non si fida, giustamente, chi è sto qua con la faccia da Sting? Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei una straccia. Bello, sei azzoppato, mi manca la gamba. Sam mi stava raccontando della regina Nessus. Sì, e Mimi. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Eni regnava sul titolo di Erba Giordano. L'avrò sentita mille volte. Il mico era splendido, misterioso, ma anche potente e spietato. Si narra che fosse dotata di poteri sciamanici. Addirittura. E chi di solito smetto di ascoltare? Le leggende hanno sempre un fondo di verità. Il mico comandava la guardia di Roma, un'armata di fieri sanguinari. Questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti e annientando qualsiasi nemico. Il sole sorgeva su ordine di Nico ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai. Ha studiato la signorina. Che succede? Oh. Che fine ha fatto? Che succede? Oh! Abbiamo perso il senso. Siamo addormentati. La piove. Mattias! Sam! Sam! Sono spariti. Perché? Okay, così dal nulla. No, una trappola, lo sapevo che finivano qua. Guardate sempre dove mettete i piedi, cosa che lei non ha fatto in quel momento. A posto, siamo rimasti bloccati. Ma scusa, ci ha stretto la mano, non c'aveva. Hai sentito in lontananza? I lupi, i lupi. Ma c'aveva il sonnifero nella mano questo? Forse sì. Ci ha stretto la mano, cos'è? Non c'è mai da fidarci, la vita del naufrago non fa per tutti, ma sto qua scorre qua. Mamma mia. Allora arriveranno i lupi, presumo, speriamo di no perché siamo bloccati. Però abbiamo le mani libere, quindi volendo potremmo ucciderli se dovessero arrivare. Non si sa mai. Dai, fa punto. Mamma mia! In bocca l'ho preso. Ah, non arrivi qualcun altro, vediamo. Oh. E sono due. Guardate come volano qui all'orizzonte. Sì. Si volano sulla pagina, sembrano pattinatori di ghiaccio. Ne arriverà qualcun altro? Sì. Sì, ovviamente se lo rallentano perché sarebbe troppo difficile prenderli. La velocità. Fatevi avanti, abbiamo ancora frecce. Niente, quando riusciamo a uscire. Ah, c'è la rete. Ho trovato Lara. È arrivato qui Giona, vediamo, che ricorda un po' un maga in realtà. Mamma mia, fortissimo, hai visto come è fatto? Sì. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui, con un certo Mattias. Poi ho perso i sensi, al mio risveglio mi è sparito. È un postaggio per le ragazzini. Dobbiamo trovarlo. Ah, va? Grazie, ci hai illuminato. Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiungerò insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare sempre. Vado io con lei. No, va lui, insiste. Sai usare queste? Non credo. Sono un po' arrugginito, ma ce la fa. Andate da loro, noi troveremo Sam e qui Mattias. Che per me Sting si chiama, non Mattias, comunque, va bene. Sei sicura di farlo? Sì,
Magari prima di riposare qualche aiuto. È che allunghiamo le mani, dai. Allunghiamo le mani. Signor dottorando qua. C'hai due dottorati. Dottore. Dabbè, fai bene. Io vado in avanti. Vabbè, non è che si sta spogliando, si sta togliendo una scarpa, dico, non è che si spoglia, purtroppo, aggiunge. Non guardare, scusa, vai via, se devi andare vai via, allora. Non è che si spoglia. Niente male. Allora, proseguiamo. C'è una cassa qui. Okay. Vediamo se c'è qualcosa da fare. Materiali. Qualcuno di materiali. Qua c'è un diario. Non riesco a credere che sto partecipando a una spedizione per trovare la terra natale dei miei antenati. Lara si è messa in testa di cercarla da quando le ho raccontato la storia di 5 anni fa. Io non ci ho mai dato troppo peso. Invece per lei potrebbe essere vera. Mia nonna me la raccontava come se si trattasse di un vecchio ricordo. Migliaia di anni fa, la regina Inigo dominava la terra di Yamatai. La chiamavano regina del sole ed era tanto bella quanto enigmatica, ma anche potente e spietata. Il sole sorgeva su ordine di Inigo ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Un giorno però, Yamatai scomparve nel nulla e le sue tracce si persero nella storia. Interessante. Hai capito. Grazie delle informazioni. Questi qua ti danno man mano delle informazioni, ci saranno questi dobbiamo diari. Andare da quella parte. Qui c'è una cassa. Una cassa da aprire, ma non penso che vediamo si apre. Se riusciamo ad aprirla. No. Forza che ce la fai. Niente. Piccozza troppo facile. Per aprire questa. Per aprire serve qualcosa di più robusto. Procura di materiali. Ok, proviamoci materiali. Quindi altre casse. Ti ha chiamato? Ti ha chiamato Whitman. Un attimo. Sì. Grazie, potresti venire qua a darci una mano, però. Siamo da soli qua, sperduti nella foresta, c'è pure maltempo, quindi chinati per schivare gli attacchi nemici. Quali nemici? Oh mamma! Sono tre. No, sono due. Ah, due? Arrivano i lupi. Oh, via! Stanno lontani. Qua cosa c'è? Quindi quel cartello si riferiva ai lupi. Ah, ok. Aia, aiuto! Vai via! Oh, è morto. Ce n'è ancora? Diciamo che questo gioco non è per animalisti. Finora abbiamo ucciso lupi, cerbiatti, purtroppo. Cerbiatti no. Daini, sì, c'è una cassa. Mi pare di averne vista un'altra, ecco. Infatti lei ha detto potete avvertirmi dei lupi, Whitman. Là c'è un daino, ma lasciamolo stare. Perché... Vabbè, ora non serve per un'altra cassa. 50 materiali. Oh, aiuto! Ormai è abitudine che gli animali ci attacchino. Andiamo da Whitman. Dov'è? Di qua? Sì. Penso di qua, ha detto su un'altura. Sì. Dov'è? Ok, qua. Eccolo lì. Posso ammazzarti adesso? Perché mi stai un po' sulle scatole, dico la verità. Qua c'è un'altra cassa. Frecce ce l'abbiamo al massimo. Davvero incredibile. Le conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. Quando mai? È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi in naufragata. Straordinaria. Speriamo di non diventare assassini con loro. Prova ad azionare quella. Per aprire il cancello. Manca la maniglia. Si può usare questo. Beh. Ecco, prova. Insieme. Forza. Merda. È bloccato. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Incredibile. Abbiamo capito. Dobbiamo fare tutto noi. Questo non fa niente. Ma ti ammazzerei ora, guarda. Allora, trovo un accampamento e potenzia la piccozza. Eccolo qua, potenziamo. Da dove posso iniziare? Ok, potenzia la piccozza. Ok.
Ecco qui. Sono Rinforza. Rock, un'archeologa dell'Endurance, naufragata su un'isola nel triangolo del drago, a est del Giappone. Nel frattempo sta scrivendo il suo diario, noi ovviamente saltiamo perché. Ah, la cassa forse possiamo aprirla, anche quella di prima, vediamo? Sì, ora ce la facciamo. Ok, materiale. Io direi di andare ad aprire l'altra. E vediamo di. Vedere questa situazione. C'è ancora lupi! Aia! Ah, porca miseria! Aia. Ancora, sono due, eh? Sempre due, ma non forse sti lupi. Che cavolo, ragazzi! Un po' di contegno. Ma c'è Whitman che è una. C'è Whitman, una preda succulenta. Cioè si schifano pure i lupi di Whitman. Il problema è che senza di lui dove andiamo? È lui che sta alla strada. No, bene, anche lui conosce il posto. Va bene, un pochino. Presuntuoso. Andiamo rotolando verso nord, così facciamo prima, ecco. Ok. Abbiamo fatto tutto, i lupi ne abbiamo ammazzati 4. Se ce ne sono altri, anzi 5 ne abbiamo ammazzati. 4 o 5, mi pare 4. Ok. Rotolando verso nord. Ok ragazzi, direi di fermarci qui per questo primo video. Grazie per averci seguito. Noi ci fermiamo qui, riprenderemo esattamente da qui per il prossimo video. Grazie a tutti, lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.